Tommaso esitò. Si trattenne diversi istanti sulla soglia, poi, immerso in un incomprensibile e incessante soliloquio, come se avesse voluto infondersi coraggio, sussurrò. È giunto il momento. Sì, è giunto il momento. Non devi più indugiare. Io restavo lì, immobile, ad aspettare non so cosa. Rimanevo in attesa senza un'apparente ragione. Il prete, infine, oltrepassò l'uscio. Si sedette sul sediolino dell'organo, toccò i tasti, emise un lungo sospiro e iniziò a singhiozzare. Cosa che era successo? Quali ricordi gli evocava quel posto? Prontamente padre Tommaso affogò le domande che iniziavano a insinuarsi nella mia mente e, ancora piangendo, con sincerità iniziò a narrare. Sono passati ben 20 anni da quando sono salito qui l'ultima volta. Quel giorno è stato tra i peggiori della mia esistenza. Ero qui con i miei cantori, erano tutti catechisti. Io svolgevo la mia professione di insegnante ed ero stato chiamato per provare i canti liturgici con il coro. Pensa che avevo accettato quell'incarico solo perché mi pagavano bene. Non mi interessava minimamente né dei canti liturgici, né tantomeno di cosa vi fosse contenuto in essi. Mentre suonavo, due catechisti mi confidarono che il loro compagno, Joshua, aveva rubato in sacrestia lo spartito originale di Chopin, che giorni addietro era stato affidato alle mie cure, nonostante allora fossi laico e non appartenessi ancora al mondo ecclesiastico. Si trattava proprio di quello spartito che ti ho mostrato poco fa, quello strappato. Io smisi di suonare all'istante. Mi alzai, mi avvicinai a Joshua con il cedere furibondo e gli ordinai di restituire il maltolto alla Chiesa, alla comunità e al mondo intero, dicendogli che per l'azione commessa non meritava di stare lì tra i suoi compagni. Joshua mi rispose che, poiché adorava Chopin e non poteva permettersi di acquistare uno spartito in edizione libraria, aveva sì preso il manoscritto il giorno prima, ma soltanto per farne una copia e poter avere la gioia di suonarlo. Mi confessò, inoltre, che era sua intenzione riporlo nel posto nel quale l'aveva trovato alla fine della prova che stavamo eseguendo. Io inveii contro di lui con maggior veemenza e lo accusai di mentire e di unire di conseguenza il peccato del furto a quello della menzogna. Joshua mi guardò con gli occhi più tristi e indifesi che mi sia mai stato dato di vedere in vita mia. Prese il manoscritto dalla sua tasca e me lo porse, ma appena io afferrai il foglio, si lasciò cadere oltre la balaustra, stringendo ancora lo spartito tra le mani. Vedendo cadere il ragazzo, non lasciai neanche io la presa, quasi mi fosse stato possibile trattenere la sua caduta attraverso un pezzo di carta. Il giovane catechista cadde proprio in quel punto, vedi? Lì. Quasi all'altezza della panca dove hai posato il tuo fucile. Nel cadere gli volò via dalla tasca della giacca la copia amanuense che aveva fatto il giorno precedente. Joshua